Salve la gente di Gabby e bentornati su 3 giochi a caso, l'unica serie dove andiamo a vedere i giochi più strani del web. I giochi di oggi sono parecchio particolari e vi consiglio di rimanere fino alla fine del video, perché alla fine di questo video ci sarà anche un gioco che, se tu l'avessi fatto nel 2012, ora saresti fra i top youtuber italiani. Ma bando alle ciance, bando alle bande, ritorniamo a 3 giochi a caso. Ho appena avviato Minecraft, ma sembra che ci sia un piccolo problema. Unregistered version, versione non registrata, cos'è? Oh! La moglie anche fa il verso alla siga, la sega. E benvenuti su Minecraft 3D. Chi vogliamo prendere in giro? È un pesce d'aprile, a quanto pare. Uccidetemi. Iniziamo a giocare, va. The player is you. Ci sono altre modalità, ma io sto usando la versione piratata, la unregistered version. Mi tocca giocare The player is you. Hello, Noobville, la difficoltà. Tipo, la nightmare mode. Ah, vai di nightmare. Vai di modalità Minecraft hardcore player nel cuore. Mamma mia, i caricamenti vecchissimi. Per favore, registra il gioco se vuoi sbloccare tutti gli episodi e le armi. Mi ha aperto un documento di testo dove possiamo anche sbloccare Doom 2, a quanto pare. Oh, mi stanno già sparando! Oh, chi mi sta sparando? È la Nightmare Mod! No! Voglio vedere come va a finire! Stavo morendo, ma devo inserire il nuovo disco. Ok, sì, va a finire che muoio qua! Oh! Oh, wow, 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 wow! Questa demo durerà 5 giorni del gioco, fai del tuo meglio. Ma perché sono morto? Ma perché muoio subito? Dai, datemi da mangiare, forse devo mangiare. Perché la hardcore mod? Se non mi... devo mangiare, devo mangiare. Perché sono ferito? Perché sto morendo? Hello Noobville. Ho cambiato difficoltà perché la hardcore è troppo hardcore. Muori subito. E inserisci il disco 31. Basta! Ci sono anche resource pack. Voglio vedere. Pacchetti risorse. Ah! C'è un altro tipo di pacchetto risorse. Vediamo. A me non sembra cambiato niente. Però vedo che ci sono dei blocchi strani qua. Dei barili di fuoco. Nuovo blocco di Minecraft confermato. Lo possiamo anche mettere. Botte si chiama. Hai capito? E basta questo disco! Me lo chiedono ogni 2 secondi. Qualcuno è naufragato. Vediamo se c'è qualcosa qui. Magari di interessante. Ci sono pure i maiali. Secondo me questo gioco nasconde qualche strano segreto. Qualche Herobrine me lo aspetterei da un gioco così. Mi porta indietro con i tempi comunque. Chissà se il mondo è infinito oppure... lascia qualcosa. Ehi, ehi, ehi. Intanto, maialino. Maialino. Vai, maialino. Posso mettermi in creative? Sì, posso mettermi in creative! Ma vi immaginate se questo gioco fosse veramente uscito in quegli anni? Cioè, io non mi sarei mai staccato, eh. Vi lo dico, avrei giocato fino ai giorni nostri e poi avrei continuato con Minecraft 2010 Edition. Una volta erano tutti così i suoni, eh. Ma sono 2D, quando ti giri di lato sono 2D. È quello il bello, cioè, sono 3D ma 3D fake. Perché io sono in 3D... No, anch'io sono 2D! Sono un finto 3D! Basta questo disco! Aiuto, ragazzi, questa è una caverna. Ok, troverò l'SCP anche qua. Signore! Basta, non mi lasciano... Cosa succede se mi butto nel void? Sono morto! Proviamo ad usare la sella sul maiale. Ok, gliel'ho messa. No! Guardate, questo mi porta indietro con gli anni. Il maiale è tipo, è veramente 2D. Però funziona il gioco in un certo senso. Cioè, se usciva negli anni giusti, questo gioco lo prendevi seriamente, davvero. Invia feedback, idee, bug. Complimenti, mandaci una cartolina. Bene, vaffanculo. Prossimo gioco. Questo gioco invece si chiama Clean Up Royale e la storia è che sei un tizio delle pulizie che devi sistemare quello che succede dopo una battle royale. Quindi morti, feriti, distruzione, dobbiamo un po' come Viscera Clean Up sistemare il tutto e pulire. Quindi ripuliamolo.
Ok, questo l'abbiamo ripulito, l'abbiamo preso. Non so dove devo buttarli dopo. Ah, si è già chiuso l'anello. Questa roba azzurra è l'anello che si è chiuso qui. Ok. Ecco come fanno a sparire I'm i colpi. I'm guessing his gamer tag is the Rock 95 or something. Oh, the Rock 95. My mistake. Turns out it's actually MILF Hunter 69. But close enough. Ovviamente siamo anche molto simpatici, facciamo battute di pessimo gusto. Ecco qua MILF Hunter 69 salvato. Guardate, qua esplosa assolutamente una granata, non una bomba ballerina. Ok, devo andare da questa parte, signori miei. Chi si è nascosto qua? Chi è andato a crepare in mezzo ai campi? Ma buon... Oh, oh! Questo è stato schiacciato da uno con un veicolo. Un trattore, probabilmente. Non voglio sapere dove sia stato... Eh sì! Qualcuno si è schiantato poi con la to Jeep qua. This guy off the tree, I have to push the Jeep out of the way first. Ah, ok. Dobbiamo mandare... That didn't go according to plan. Ah, non è andato proprio bene. Oh, cavolo. È caduto in acqua! Ti salvo io! È rimasto in mutande. Qualcuno gli ha rubato i pantaloni, probabilmente. Finiscono sempre così le battle royale. Come? Ah, si è rotto il ponte. Non mi ero manco accorto. Volevo andare per di qua. Qualcuno si è accampato. Quando uno camperà troppo, può diventare uno scheletro. Dai, ma guarda che è pericoloso. Capo? Excuse me, sir. I'm done with all the bodies now. Took you long enough. You're going to feel your È ripartita la battle royale e sono morto io. Che bello! Questo gioco invece parla di un padrone pazzo che non ne posso più della sua puzza di piedi. Andiamo a vendicarci nella sua casa. Guarda che bello, è sempre là, davanti al camino. Ma non mi dà mai cibo. Paparino, per favore. Dai da mangiare al tuo gatto, fame. Allora ci penserò io. Devo vendicarmi. Ho sentito pure dire che vuole andare al canile a prendere un nuovo compagno. Non posso permetterglielo. E io al gatto, la tua chitarra preferita? Bah! Così gli faccio. Così gli... Cosa? La mia chitarra? Eh sì, ti cago in testa. E vado a buttarti via anche il tuo whisky, dannata. Dannato whisky. È un hipster pazzo moribondo. Gli spengo anche la luce di casa e gli rompo tutte le sveglie. Così non si sveglierà più e non potrà più venirmi a prendere. Maledito, maledito. Ti spiezzo tutto, te spiezzo anche le gambe. Non puoi volare. Noi gatti sappiamo saltare molto in alto. Attiviamo il super jump. Super jump. E rompiamo anche tutti i telefoni. Stava sempre lì a parlare con le amanti. Ma l'ho fregato. Super jump. Non puoi giocare con i gatti. È sempre più arrabbiato. È arrabbiatissimo. Il gattino di Maria. Il suo set di piatti di porcellana. Manca solo un oggetto. Se li ho rotti tutti. Miau, 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 miau. Miau, 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 dov'è la porta? Dov'è l'uscita? L'unico modo per uscire è questo. Farmi mettere in gabbia, ok? No! No, ragazzi! No! It's been a long... Ve lo ricordate questo gioco? Questo era lo YouTube del 2012-2013. Non c'era uno YouTuber che non aveva portato sto gioco praticamente. Di tutti i gamer lo portavano tutti. Era il massimo. Questo gioco ti faceva cagare veramente, ma veramente tanto addosso. Voglio vedere se adesso mi fa ancora paura. Slender Date Pages. Mamma mia. L'ansia di riportare questo gioco. Oh santo cielo, siamo appena entrati. Cioè, molto semplice come gioco, vedete? Sei in mezzo a una foresta e devi raccogliere le pagine. Però veramente... Già il fatto che mentre corri devi abbassare la torcia... Mi dà abbastanza fastidio questa cosa, sinceramente, ora come ora. Perché non mi permette di guardare dove dovrei guardare. Ma ok... Però, vedete, è una foresta molto normale con qualche oggetto, ma se noi iniziamo a trovare le pagine,
inizia a venire una certa tensioncina molto sinistra. Perfetto. Iniziamo bene. Iniziamo bene. Lasciami in pace. Eh sì. Lasciami in pace. Che vuoi dalla mia vita? Fatti una vacanza. Lui è qui. Lui è qui. Lui è qui. Lui vuole la nostra anima. Lui è qui. Ce la mangerà a breve. Boom. Boom. Lo ricordate il 2012? Boom. Boom. Bei tempi. Boom. Non guardarlo o ti prende. No. Non lo farai, vero? Io sono tuo amico. Dove può essere? Secondo voi dove sarà? Secondo me dietro uno di questi alberi, vero? Non mi ricordo più com'è fatto. Non mi ricordo la sua faccia, ragazzi. Qualcosa è qui. Sì, anche questo posto me lo ricordo. Benissimo. Vai che c'è la terza. Non so se l'ho mai portato nel canale questo gioco. Ho portato l'altro di sicuro, ma questo non lo so. Eccola qua. Salve. Lui ti segue. Ok, ora è veramente arrabbiato. Se prima non lo era, ora è veramente arrabbiato. Sentite, ogni boom è un suo passo che si avvicina verso di me. Vuole uccidermi. Il tunnel, molti youtuber sono entrati in questo tunnel. Pochi ne sono usciti. Ma io sono uno di quelli che uscirà, vero? Vero? Ok, non puoi correre. Io posso. Io posso tutto. 4 pagine, dai che lo vinciamo. Il problema è che se tu entri in... Ah! Oh! Oh! Oh, qui... Sono passati tanti anni, ma questo gioco mi mette la stessa tensione dei tempi d'oro. E questo non so se sia un bene o un male. Oh, mi gira la testa, ma dobbiamo continuare. Devo trovare la casa. C'era una casa dannata. Quella maledetta casa in mezzo alla foresta. Non è tipo enorme, ma io mi ci perdo. Io veramente un senso dell'orientamento in sto gioco inutile. Ti perdi 100%. Io non so come fai ad orientarti. Sono tutti uguali sti alberi. Sono tutti uno il gemello dell'altro. L'unica cosa diversa è quel pallidone che siccome sta sempre dentro la foresta e non vede mai la luce del sole, è pallido come il catarro. Parlo forte perché così sovrasto la mia paura con la mia voce. Per quello noi urliamo quando giochiamo agli horror. Noi siamo persone sensibili. Sono una persona sensibile io. Non dovrei cacciarmi in queste cose. Ok, se usciamo vivi di qui, vuol dire che siamo dei pro. Non usciremo vivi di qui. No! L'abbiamo trovata. Oh no. Non mi stai seguendo, vero? Oh no. Dov'è che era il foglio qui? Dov'è che era il foglio qui? Dov'è? Ah! No! Non qui! Non qui! Non qui! Non qui! Oh! Oh no 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 no! Ora si tre... No! Basta! Non gioco più! Io smetto! Per oggi basta! Troppa ansia! Troppa ansia, basta! Ragazzi! Come va? Io così così. Ci devi giocare senza sound per forza! Va bene! E ragazzi, questi erano i giochi più strani e belli che sono riuscito a trovarvi quest'oggi. Vi sono piaciuti? Vi è scesa una lacrimuccia e uno spavento di nostalgia per Slenderman? Fatemelo sapere in un commento. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa serie. Se volete vedere altri episodi, mi raccomando, lasciate un like per supportare la serie. Per il resto noi ci becchiamo molto presto al prossimo video. Ciao ragazzi!